Buongiorno a tutte. Per il tutorial di oggi andremo a realizzare questa piantina di alghe. La mia è piccolina perché avevo un piccolo spazio da riempire e l'ho realizzata piccola, ma voi certamente lo potete fare più alta e più folta e vi spiego adesso il perché. Qui come vedete non ho incollato gli anemoni perché avevo questa piccola realizzazione all'uncinetto, comunque ci ho coperto un sasso e l'ho completato così, ma voi potete tranquillamente riempirlo di coralli ricci o di anemoni, come volete, tutte folle. Tempo fa ho postato sulla mia pagina questo schema per realizzarlo. Comunque qualcuno non l'aveva capito, non comprendeva i simboli. Adesso vi spiego. E che un puntino riguarda una catenella, le crocette sono dei punti bassi, un piccolo bastoncino e una mezza maglia alta, quest'altro bastoncino che sembra una croce e una maglia alta. Non è difficile, quindi ci sono qui di tre misure queste alghe, quindi più alte più basse. Oggi andremo a realizzare la prima. Per il nostro lavoro ci occorrerà un filo a vostra scelta, del filo metallico, perché in tutte queste costruzioni e realizzazioni che si devono reggere c'è inserito un filo metallico, delle pinze per tagliare il filo, i nostri forbicini, ed andiamo a iniziare. Iniziamo con una catenella di 26 maglie, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26. Allora, come vi ho detto, andremo a realizzare il primo, il più alto. Adesso andiamo ad inserire il filo metallico durante la lavorazione. Prendiamo l'inizio del ferro, del filo, e lo inseriamo qui insieme alla lavorazione. Sarà difficile all'inizio, comunque teniamo qui fermo insieme tra catenella. Iniziamo dalla seconda catenella e lavoriamo due punti bassi come descritto qui. Anzi, sto filo andiamo a tagliare, misuriamo qui l'inizio e tutta la catenella e lasciamo altri 3 cm per bloccarlo sul sasso, per incollarlo, così non ci dà fastidio durante la lavorazione. Eccoci qua. Allora, abbiamo iniziato con due maglie basse. Allora, tenendo, come vedete, il fil di ferro e la catenella insieme, lavoriamo due mezze maglie alte, una e due. Adesso andiamo a lavorare una, due, tre, quattro e cinque maglie alte, una, a questo punto, per evitare che il nostro filo di ferro se ne esca dalla lavorazione, alla punta cerchiamo di fare un piccolo gancio, lo tiriamo qui fino alla maglia bassa e sta meglio nascosto.
Continuiamo con due mezze maglie alte. Una e due. Seguiamo con tre maglie basse. Una, due e tre. Due mezze maglie alte. Questa lavorazione ad onda, diciamo, è come se questi rami, queste foglie si muovono nell'acqua, quindi si girano e quindi vanno a creare queste forme. Una, due, tre, quattro e cinque. Ci troviamo qui, due mezze maglie alte. Una e due, e finiamo con due maglie basse. A questo punto tagliamo il filo, li possiamo annodare l'inizio con la fine, così. Eccoci qua con il nostro rametto. Come vedete, con il fil di ferro si regge in piedi. A questo punto, come vi dicevo, potete fare più alti raddoppiando il modello, aggiungendo quest'altro modello, magari che sono più maglie alte, le aggiungete sotto, e a vostra scelta. Ecco, così poi più bassi, piegate come al solito, così lo incollate sul vostro sasso e create la vostra composizione con foglie un po' più scure, come volete. Grazie a tutte, e questo è lo schema abbastanza semplice per oggi. Vi faccio rivedere bene, così uno se lo può salvare, e buon lavoro a tutte, alla prossima.